un'operazione importante, poiché la Guardia di Finanza di Israele, in occasione di una ad un'azienda, ha potuto accertare che vi era documentazione e vi erano strumentazione di altra società che era stata dichiarata fallita. Quindi ha considerato e ha sviluppato tutta una serie di indagini, sentendo testimoni, clienti e quant'altro, che ha consentito di riscontrare che la nuova società altro non era che la continuazione della prima società dichiarata fallita e che era stata svuotata di materiale, della clientela, di capitale. Il dato significativo che ha potuto verificare la Guardia di Finanza e con la guida della Procura della Repubblica, dell'apposito gruppo di lavoro che si occupa dei reati contro l'economia, e che questa attività dell'imprenditore che ha evaso imposte per circa 1.600.000 euro, con IVA soprattutto riscossa ma non versata, questa attività è un grave danno non solo per l'erario, non solo per gli enti creditori, ma per l'economia e per l'economia sana. Cioè l'imprenditore che evade imposte per un ammontare così cospicuo, non versa l'IVA, anche questo per cospicuo ammontare, si trova non un passo avanti, ma si trova chilometri avanti rispetto all'imprenditore onesto che invece deve fare ricorso al credito con le vie ordinarie e pagare i relativi interessi, mentre invece questo soggetto si è autofinanziato con una così cospicua e marcata evasione delle imposte. Quindi questa attività non è un'attività che può che deve sembrare fiscale o vessatore, ma è un'attività volta a tutelare proprio l'economia sana, proprio l'imprenditore onesto. C'è un protocollo di intesa con il tribunale? Di un protocollo con il tribunale, ma soprattutto un protocollo tra il tribunale e i curatori. I curatori devono già nell'immediatezza fare una relazione che ha un suo contenuto minimo, un patomicum con un contenuto minimo che poi consente alla procura e alla Guardia di Finanza di sviluppare le indagini e verificare eventuali reati del bancarotta. Sì, siamo in presenza di un classico reato economico, un reato distrattivo. Un imprenditore che svuota una società gravata di debiti, trasferisce gli asset positivi su una nuova società e lascia morire l'altra società. Gli imprenditori non devono operare in questo modo. Con questa operazione noi abbiamo tutelato l'imprenditoria onesta, gli imprenditori che normalmente pagano le imposte, che pagano i propri dipendenti. Questo imprenditore non faceva questo e quindi è bene che le attività si siano concluse in questo modo. Ci sono numeri importanti nell'ultimo anno per quanto riguarda appunto questa caccia ai ladri di futuro, come li avete chiamati, li possiamo riassumere? Certamente, grazie all'impegno, al coordinamento della Procura della Repubblica di Catania, nell'ultimo anno e mezzo sono stati sottoposti a sequestro oltre 60 milioni di euro per reati di bancarotta fraudolenta qui a Catania. Sono state denunciate circa 100 persone. Questo vi fa capire l'impegno della Procura e della Guardia di Finanza sul fronte di questi reati che sono molto molto gravi e che prevedono delle pene molto molto elevate. Altri di futuro perché chiaramente si danneggiavano gli altri imprenditori e anche sono stati persi dei posti di lavoro in questa operazione. Ladri di futuro perché l'impresa gravata di debiti e che è preordinata a creare e a fare condotte di questo genere si pone in condizione di lasciare debiti molto molto rilevanti, di non pagare i propri dipendenti che spesso poi si trovano in una condizione di non avere più il posto di lavoro e di spostare invece le cose positive su altre imprese che continuano a creare profitto solo per l'imprenditore e non per chi lavora con lui.